Luis da Silva è stato arrestato all'alba di martedì 16 luglio per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 alle 22:13 nel complesso residenziale di Via del Ciclamino. La vittima, una pensionata, è stata uccisa con 29 coltellate, tra cui una che ha perforato la regione sottoclaveare destra fino alla aorta. Le indagini che hanno portato all'arresto di Da Silva si sono basate sulle riprese di una telecamera di Via del Ciclamino e su accertamenti tecnici condotti sul suo telefono. È importante sottolineare che Da Silva è attualmente indagato e gode della presunzione di innocenza. Tuttavia, secondo il GIP, l'alibi fornito dall'indagato non è stato ritenuto valido. Le indagini non hanno rivelato alternative valide, nonostante una completa ricerca investigativa che ha coinvolto accertamenti bancari, acquisizione di tabulati telefonici, videoriprese e testimonianze. L'ipotesi di un collegamento con l'incidente stradale in cui è rimasto ferito Giuliano Saponi, figlio della vittima, è stata esclusa dopo una serie di approfonditi accertamenti tecnici. Le prove decisive includono le immagini di una telecamera situata in Via del Ciclamino, registrate intorno alle 22:17, che mostrano una persona di carnagione scura camminare verso il portone del numero civico 31. La persona è ripresa di spalle. Nonostante la qualità limitata delle immagini, gli investigatori hanno identificato l'indagato come l'unica persona di carnagione scura residente nel condominio. Ulteriori indagini hanno rivelato un dettaglio distintivo, un evidente movimento marcato della spalla destra. Gli accertamenti temporali hanno confermato che l'intervallo tra l'orario del crimine e la registrazione della telecamera era sufficiente per percorrere il tragitto tra il luogo dell'aggressione e il ritorno al civico 31. Questi elementi sono cruciali nella valutazione dell'alibi dell'indagato, che sostiene di non essere mai uscito di casa. Inoltre, l'altezza dell'indagato, 184 cm, è risultata compatibile con quella dell'assassino, come confermato dalla consulenza autoptica che evidenzia un'altezza significativamente superiore rispetto a quella della vittima. Secondo il GIP, determinanti per smontare l'alibi dell'indagato sono stati gli accertamenti tecnici effettuati sul suo telefono e sugli applicativi utilizzati. Intorno all'ora dell'omicidio, l'indagato doveva essere senz'altro sveglio, dato che è stato registrato il ricevimento di un messaggio alle 21:44 e la connessione alla piattaforma di Netflix fino alle 22:06, con un successivo utilizzo dell'apparecchio alle 22:38. Il GIP ha inoltre rilevato diversi tentativi di depistaggio, come l'accenno a una zoppia derivata da un incidente del 2 ottobre e il ritardo nella consegna degli abiti e delle scarpe alla polizia giudiziaria. Secondo il GIP, il movente del crimine è da individuarsi nella relazione amorosa che legava l'indagato, Luis da Silva, a Manuela Bianchi, nuora della vittima Pierina Paganelli. Questa relazione è stata confermata dalle indagini, supportate anche da intercettazioni, incluse quelle telematiche, sia precedenti che successive all'omicidio. Il GIP ha concluso che sussistono le tre aggravanti contestate. L'omicidio è stato commesso per motivi futili, con crudeltà verso la vittima e approfittando di circostanze che hanno impedito la difesa della stessa.